Ben ritrovati amici carissimi con una nuova puntata di Verbundomini, il pane della parola, in questa domenica 26 marzo, la quinta domenica di Quaresima. Buongiorno a Don Salvatore. Buongiorno Tiziano, buona domenica e buona domenica a tutti. Ieri è stata anche una giornata particolare, Don Eh sì, la Salvatore. festa dell'Annunciazione, sì, una bella festa, che ovviamente è capitata di sabato, per cui magari l'abbiamo vissuta insieme con la festa della domenica. Della domenica. Allora, il Vangelo di oggi, anche in questo caso leggeremo la formula breve, comunque è tratto dal testo di San Giovanni, del capitolo 11, i versetti 1-45. Don Salvatore ce ne leggerà qualcuno. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo le sorelle di Lazzaro mandarono dunque a dirgli: Signore, ecco, colui che tu ami è malato. All'udire questo, Gesù disse: Questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato. Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: Andiamo di nuovo in Giudea. Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da 4 giorni era nel sepolcro. Marta, dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù le disse: Tuo fratello risorgerà. Gli rispose Marta: So che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse: Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi questo? Gli rispose: Sì, o Signore. Io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Gesù si commosse profondamente e molto turbato domandò: Dove lo avete posto? Gli dissero: Signore, vieni a vedere. Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora ai giudei: Guarda come lo amava. Ma alcuni di loro dissero: Lui che ha aperto gli occhi al cieco, non poteva anche far sì che costui non morisse? Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro. Era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: Togliete la pietra. Gli rispose Marta, la sorella del morto: Signore, manda già cattivo odore, è lì da 4 giorni. Le disse Gesù: Non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato. Detto questo, gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori. Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: Liberatelo e lasciatelo andare. Molti dei giudei che erano venuti da Marta, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui. Il cammino quaresimale si completa prima di vivere poi nella prossima domenica la grande passione del Signore, completa il suo itinerario con questo episodio dove Gesù dimostra di essere la risurrezione. Cioè, io sono la risurrezione, così come è l'acqua viva, così come è la luce, no? È la vita, la vista, così è anche la risurrezione, no? Per dire, io sono colui che porta dentro di sé il germe di questa vita nuova che posso donare a chiunque, e chiunque l'accoglie, crede in me, vive con me la dinamica della risurrezione. Quindi quello che vive Lazzaro in verità è un ritornare alla vita, perché poi sappiamo che morirà più tardi, no? Come tutti, diciamo, si muore. Mentre la risurrezione a cui fa riferimento Gesù è questa vita nuova, vita da risorti, che è una vita che dopo la morte ci farà sperimentare comunque una continuità. Ecco perché dice: chi crede in me non morirà in eterno, no? Anche se muore, vivrà. Muore
Vuol dire che anche pur vivendo l'esperienza umana e fisica della morte, noi dopo ci porteremo dentro questo carico di vita che ci permetterà comunque di vivere in eterno e di vivere in questa relazione con la risurrezione, che è Gesù stesso, con questa grande e profonda relazione con la vita che è Gesù stesso. Allora, ecco questo episodio molto bello che tra l'altro ci rivela i sentimenti di Gesù, i legami con Marta, i legami con Maria, i legami con Lazzaro, no? Si usa spesso il verbo amare per dire quel legame profondo, familiare con questi tre fratelli, no? E soprattutto questo dialogo che nell'amicizia fa nascere anche la fede in Dio, la fede in Gesù stesso. Per cui è bello questo dialogo con Marta, questo dialogo verace. Marta dice: so che poi risorgeremo, perché erano tra quelli che già credevano nella risurrezione in generale, no? Non sapendo di che cosa volesse dire, lo scopriranno dopo con la risurrezione di Gesù. Però dice Gesù, no? Dice: non pensare tanto a quella risurrezione, alla risurrezione dei giusti a cui fa riferimento anche la scrittura, ma al fatto che io sono la risurrezione. Quindi chi crede in me, chi mi accoglie, accoglie insieme con me quel potenziale di vita che ci portiamo dentro e che possiamo sperimentare già oggi. Ecco perché la malattia e la morte di Lazzaro sono per la gloria di Dio, dice Gesù. Cioè, servono a manifestare cosa vuol dire credere nel Signore. Ecco perché questo miracolo, perché magari ci potremmo chiedere: allora Gesù perché non fa tornare tutti in vita, no? Pensiamo soprattutto alle persone giovani, al dolore delle mamme verso i propri figli, al dolore delle mogli, dei mariti nei confronti dei propri congiunti, no? E magari quanti avremmo desiderio che questo miracolo avvenisse. Ecco, Gesù ci dà una lettura, dice: deve avvenire ciò che serve per la gloria di Dio, cioè vuol dire ciò che serve perché altri uomini possano credere, possano affidarsi totalmente a Lui e finalmente vivere la propria vita da risorti, che significa nutrire questa grande fiducia nel Signore e lasciare che anche dentro di noi zampilli questa vita nuova fatta anche per noi di amore e di donazione agli altri. Sì, in qualche modo ce lo stavi dicendo, qui ci dice Gesù che molti dei giudei, o meglio scusami l'Evangelista, che molti dei giudei che erano venuti da Maria credettero in lui, cioè alla vista di queste cose credettero in lui. Però mi viene in mente questo per l'appunto, Gesù o compie o non compie il miracolo, è sempre Gesù. Noi abbiamo bisogno invece di vedere per credere, spesso è così, forse l'ha fatto anche, scusami, Giuda, no? Sì, sì, ma in verità, diciamo un po', Gesù rimprovera spesso i presenti dicendo: siete una generazione incredula, un cuore malvagio. Il cuore malvagio è quel cuore che non è disposto ad ascoltare, che non è disposto di affidarsi dei segni che Gesù già dà, perché tra i segni che Gesù già dà c'è la sua parola, che è una parola che dice spesso Gesù: non è mia, ma è del Padre che me l'ha data. Ecco, allora, vi ripeto, il miracolo, l'evento più straordinario deve solo servire ad aprire i cuori a un dialogo fecondo con Dio. Ma se invece che aprirli chiude, perché un miracolo dà l'idea della sensazionalità di un Dio bacchetta magica, no? E quindi in quel caso, invece che aiutare alla sua manifestazione, la sua conoscenza corretta, quindi un rapporto reale, rischia invece di farlo diventare quell'idolo che tutti quanti vorremmo. Tutti vorremmo avere un Dio a nostra disposizione sullo stile di la lampada di Aladino, no? Che basterebbe strofinarla con le nostre preghiere, con i nostri riti, con i nostri sacrifici per ottenere, no? Ma Gesù si sottrae a questa logica, perché non è questo. Lui vuole un rapporto fiduciale, un rapporto fatto sulla fiducia, perché solo questo può generare il vero miracolo, e cioè che la vita di ciascuno di noi risorge dal di dentro. Ovviamente prima mi riferivo a Tommaso, ho avuto un attimo di... crediamo, mi crediamo, ci fidiamo. Okay, fidatevi di me. A proposito di Tommaso. Va bene. Allora, amici carissimi, finisce qui la nostra puntata. Vi do appuntamento a domenica prossima con Verbum Domini, il pane della parola.